RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, buongiorno, sono Edoardo Maruca, c'è cioè con me Simona Gambaro come eccoci, ogni mattina. Buongiorno. Allora, prima di introdurre l'intervista importante, devo dire, volevo fare un passo indietro per raggiungere la giornata di ieri. Abbiamo intervistato il senatore Molinari. Il senatore Molinari ha presentato un'interrogazione sì, sulla al modalità ministro della giustizia, sulla modalità in cui insomma è stato trattato il caso ovviamente giudiziario di padre Fedele Bisceglia. Secondo lui veramente ci sono state appunto delle vicende sulle quali dovrebbe essere fatta luce, relative a dei fascicoli che sono stati secondo Molinari occultati e quant'altro. Insomma, lui chiede una giustizia giusta e quindi per questo ha presentato questa interrogazione. Noi abbiamo in linea padre Fedele, sappiamo bene che oggi padre Fedele è assolutamente al di fuori da questa vicenda, almeno sotto il punto di vista legale se l'è messa dietro, insomma l'ha superata, però non so fino a che punto una frizione così opprimente possa avere, insomma, possa essersi allontanata dal ricordo, dalla sua vita senso, insomma sì. Però adesso arrivano anche queste notizie e quindi non c'è più solo una soluzione legale, ma evidentemente c'è tanto ancora da pensare proprio sul modo in cui è stato giudicato. Padre Fedele, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, padre Fedele, noi abbiamo seguito, ovviamente abbiamo sentito il senatore Molinari, volevamo insomma raccogliere da lei anche un commento su questo interesse da parte del senatore, ma non è solo lui, ovviamente lui è primo firmatario di questa interrogazione al ministro della giustizia. Cosa ne pensa, padre Fedele? Prima di tutto lo voglio ringraziare perché si batte per la giustizia e si batte anche per sanare un atto immorale. Anche se sono passati 10 anni e 5 mesi, il fango che si è buttato sull'ufficio di questo frate è stato molto, ma molto forte. Anche il mio fisico ne ha risentito, tant'è vero che alcuni giorni fa mi sono dovuto operare. Comunque, a prescindere da questo, io mi sarei aspettato, dopo l'interrogazione, che sia il GIP che un rede avessero, come dice Sgarbi, parlando di Pannella, chiesto almeno scusa, e non dico a me, ma a coloro che sono, diciamo così, responsabili della giustizia. Invece ancora si arrampicano tra i piedi. Io ho nelle mani questo maledetto fascicolo, sì, in cui la suora, ricalcando le stesse cose che ha fatto contro di me diabolicamente, ha accusato 3 stupri, sì, avvenuti a Roma e che sono stati bollati in quanto non sono stati veri. Sì. La suora ha ripercorso le stesse modalità, invece sia la giustizia romana sia il San Camillo, dove lei si è fatta visitare, hanno riferito che è inattendibile, in quanto quando lei parla che si è stata strappata la camicetta, non è stata strappata ma tagliata con le forbici. Questo fascicolo, ho fatto, sì, soltanto un esempio del testupio, che ricalca la diabolica calunnia su padre Fedele e su questi testupi, questo fascicolo di 280 pagine doveva essere messo in evidenza. Invece il pubblico ministero Currere, a cui auguro di pascolare le pecore sul gemme argento, deve chiedere non soltanto scusa a Gesù Cristo, ma al mondo per il male che ha fatto questo uomo. Padre Fedele, questo pubblico ministero indegno, inqualificabile, ecco, cosa ha fatto? Ha chiesto al giudice Brando di archiviare questo fascicolo. E il giudice Brando, con tanto di firma, l'ha firmato fatto e l'ha archiviato. Il mio grande legale Eugenio Bisceglia è riuscito a prendere questo fascicolo. Meno male. Ecco perché la Cassazione giustamente poi ha deciso le 2 sentenze, certo, famose, e poi sono stata assolta con forma piena, in quanto il fatto non sussiste, l'amore che è inattendibile. Padre Fedele, io volevo chiederle una siamo cosa. Siamo veramente all'assurdo, carissime ragazze. Io le volevo chiedere siamo una cosa. Siamo veramente all'assurdo, carissimi amici. Noi vogliamo giustizia e giustizia deve essere fatta. Certo. Io perdono tutti, perdono. Però anche oggi, quando leggo che il giudice Branda si arrampica tra i vetri, e che cos'è? Se io ce l'ho nelle mani, con la sua firma, questo vaccino che doveva essere messo in evidenza durante il processo, viene archiviato. Padre, allora tu mi devi dire che cosa deve pensare un cittadino. Padre Fedele, io sono un frate, padre Fedele, tutti.
Le chiedo scusa se l'ho interrotta io velocemente perché abbiamo poco tempo, poi c'è il notiziario. Volevo chiederle, lei non è una persona che punta il dito, non lo ha mai fatto, ma secondo lei perché è stata fatta un'azione del genere? Se lo sa spiegare, lei se lo spiega. Questo bisognerebbe domandarle ai protagonisti, alla suora in modo particolare, a quelli che hanno aiutato la suora, ai giudici, alla Chiesa responsabile di questo, perché anche la Chiesa è responsabile di questo, alla quale io mi sono tante volte rivolta, e forse adesso in questo momento col nuovo vescovo si sta facendo un po' di luce. Mai mi hanno risposto, hanno sempre coperto questa maledetta, mi perdoni, prego, questa maledetta storia, ma che questa suora non può morire con questo macigno nel cuore. Io questa cosa non l'ho neanche pensata, e venga la giustizia umana, perché la giustizia divina sarà veramente pesante. Non si scherza con Dio, con gli uomini si può scherzare. Branda, Curreli, la suora, tutte le persone che l'hanno aiutato possono distruggere, Padre Fedele, questo frate, ma Dio lo perdonerà. Dio perdona tutti nell'anno della misericordia, però rende conto. Va bene. Padre Fedele, noi la dobbiamo salutare, abbiamo, però la ringraziamo come sempre. Pace bene, continuate. Buona giornata, buongiorno. Buona giornata, ciao.